Allora, non ho idea se questo video verrà mai pubblicato. In ogni caso, benvenuti. Piccola contestualizzazione. Questo video lo sto girando prima che il canale venga aperto. In questo momento sto pensando se il canale, se aprire o meno questo canale. Quindi, se state vedendo questo video, probabilmente poi ho deciso di aprire questo canale. In realtà non so nemmeno se questo video andrà mai online. Quindi primo video in assoluto di questo canale, credo. Sto andando a fare delle prove perché domani al KCM di Messina ci sarà una gara esordienti, peraltro una gara anche alquanto diciamo particolare, sia per numero di iscritti, ben 60 iscritti quasi, e anche perché ci saranno in palio dei posti per la 24 ore di Messina all'interno di un team voluto da uno sponsor. E quindi niente, il giorno prima, giustamente io trovandomi qui a Messina, vado a fare delle prove in questa pista. Ok, allora, in teoria questo dovrebbe essere il seguito, ma è successa una cosa fantastica. Ho finito il turno, quindi questo non è, cioè non è direttamente collegato temporalmente. Ho finito il turno, perché? Perché sono arrivato e mi hanno fatto entrare subito, quindi non c'è stato nemmeno il tempo di fare il video di arrivo qui. Mi hanno fatto entrare subito, peraltro con ovviamente il corso zavorrato. Con mia grande sorpresa mi hanno dato anche in anteprima la telecamera sul casco, quindi non c'è il video subito dopo, quindi di arrivo, però ci sarà il video del giro. Il giro che vi anticipo non è stato dei migliori, ecco. Oddio, nel senso che non è stato il mio migliore qui in assoluto, però è stato un buon giro. Perché come prima volta dopo 5-6 mesi che non passavo da questa pista, comunque mi ci sono trovato abbastanza bene, anche devo dire, penso sia anche merito dei nuovi kart che hanno qui in dotazione al KCM. A margine, per completezza di informazione, miglior tempo oggi pomeriggio 39,9. Il mio migliore tempo invece in questa pista è di 39 ed 1, e quindi cioè, questo per completezza di informazione. Vedremo come andrà domani. E qui mi inserisco io. Ciao a tutti! Allora, ho un bel po' di cose da dirvi. Quindi, prima di tutto, non l'ho mai fatto prima in dei video, quindi sigla! Intendevo il non aver mandato mai la sigla durante il video. Allora, questo video potrebbe essere una cosa che multiverso sposta di proprio, perché andare indietro nel tempo, cioè, incredibile. Allora, ho un po' di cose da dirvi. Prima di tutto, benvenuti nuovamente. Era circa quasi un mesetto che non ci vedevamo sul canale. Come vedete, non sono nel mio solito set per una miriade di motivi, ma ci tornerò prestissimo. Sto registrando con un nuovo dispositivo, sto registrando senza il microfono perché dovrei comprare un microfono wireless, ma sto valutando adesso, vediamo come viene questo audio. E altresì mi sto preparando alla nuova stagione, per cui arriveranno delle novità a breve. Questo che state per vedere è il primo video on board in assoluto, cioè proprio il primo video in assoluto del canale. Si tratta della gara esordienti del 30 ottobre 2022 al KCM di Messina. Come avete visto dall'inizio, io non ero nemmeno sicuro di andare ad aprire questo canale, cosa che poi effettivamente è avvenuta. Quindi quello che vedrete è la presa proprio diretta di quella gara. Ci sarebbe dovuto essere anche il video on board delle prove, perché avevo la telecamerina sul casco quando feci quelle prove, ma purtroppo il video on board delle prove non mi è mai arrivato. Questo perché questa gara è stata la prima gara in cui al KCM hanno dato in dotazione le telecamerine sul casco.
quindi stavano un po' sperimentando, mi sono reso conto della cosa, quindi non mi sono messo a rompere le scatole alla vista perché mi rendo conto che era la prima volta che utilizzavano queste camere, ma c'è il video on board ovviamente della gara. C'è già il best lap sul mio canale Instagram, se non l'avete visto andatelo a vedere, e anche nei post di YouTube. Beh, direi di non bladerare oltre, ci rivediamo tra pochissimo, quindi l'Alfredo di adesso vi lascia con l'Alfredo del 30 ottobre, la mattina della gara, e poi ci rivediamo per commentare insieme l'onboard. Buongiorno, è il 30 di ottobre, sono le 8:22 di domenica e si va alla gara. Ci ha salvato, parlo per due, perché anche la mia autista slash fidanzata si è dovuta alzare molto presto questa mattina. Ci ha salvato il cambio di orario, quindi santa ora legale, meno male. La situazione è che qualche pilota ha dato forfait stamattina, il che è buono, molto buono, perché a me piace vincere facile. Proverò a dare del mio meglio, ci sono due caffè in circolo in questo momento, quindi... Allora ragazzi, giro di pista, track walk, come si dice qui di solito in gergo, e ho fatto adesso la pesa, ovviamente, manco a dirlo, peso massimo, anzi peso di zavorra massimo, perché sono un peso piuma. Io non capisco perché, sono anni che corro, qualche anno che corro, puntualmente sempre 55 kg fissi, con tanto di tuta, paracostole, dovrò fare un video sull'abbigliamento, sempre 30 kg di zavorra, il che è un grosso problema, perché... Perché in piste come questa che vedete, è una pista la vedete da qui, poi magari ci farò un video apposito su questa pista, è una pista tecnica e io non vado in palestra. Quindi questo vuol dire che avere 30 kg in più sul lato del kart, diciamo che rende la guida un po' faticosa. Io per mia fortuna reggo abbastanza bene, ecco, però diciamo che... diventa problematico con 30 kg di zavorra, però tant'è, non si può avere tutto dalla vita, o sei magro o sei un po' più su di peso e hai meno zavorra sul kart, pazienza, il destino ha deciso questo per me. E niente, quindi adesso attendiamo l'inizio, siamo circa 60, che spettacolo ragazzi, davvero tanta gente, tanti appassionati, sono felicissimo di questa cosa, perché questo vuol dire che finalmente il karting inizia a diventare uno sport un po' più accessibile, aperto a tutti. E meno male, e soprattutto meno male che a Messina c'è una struttura del genere, per quanto la pista sia tecnica, io con le piste tecniche non ci vado molto d'accordo. Quindi adesso aspettiamo il sorteggio, e dopo il sorteggio inizieranno tre batterie di qualifica e di gara, e vedremo come andrà. Speriamo bene, comunque continuo un po' il track walk per provare ad aggiustare qualcosa, anche se sono sempre dell'idea che la gara la fai in pista. Ed eccoci qui, prima di andare al video commento della gara. Questo video è il prototipo di come io vorrei girare tutti gli onboard, cioè voglio portare su questo canale l'esperienza totale della pista, del paddock, tutto, e portarvelo in presa diretta, così com'è davvero. Perché da persona che si è avvicinata a questo mondo e per lungo tempo si è dovuta avvicinare a questo mondo solamente mediante video, queste sensazioni, questa presa diretta è quello che un po' mi è mancato. E quindi ve lo voglio portare, certo, i margini di miglioramento ci sono, sono tanti, lo so, però tenete presente che quello che avete appena visto non era nemmeno una cosa, cioè è stata pensata lì sul momento, io ce l'avevo già in testa, poi quando la porti sul concreto è un'altra storia. Altra cosa importante, perché inizia a venire fuori questa domanda, è occhiali. Cosa faccio? Perché in alcuni pezzi di video, e di norma mi vedete con gli occhiali, ma quando per esempio ho fatto il track walk e per tutta la mia permanenza in pista non avevo gli occhiali, perché io corro senza occhiali. Lo faccio per due motivi fondamentali. Il primo è un motivo di sicurezza, quindi
Allora, non c'è un grosso rischio che si, soprattutto sui kart rental, fortunatamente, che si faccia un incidente tale per cui si spaccano le lenti, gli entrano negli occhi, insomma, non è un grosso rischio per una serie di dinamiche dei kart rental, sono abbastanza sicuri. Però io viaggio sempre sull'idea del non si sa mai, cioè se disgraziatamente per colpa mia o altrui, io cerco sempre di essere corretto, pulito in pista, previdente anche delle azioni altrui, di non essere scorretto e di non creare pericoli per me e per gli altri, però sono gare, tutto può accadere. E in seconda istanza è che, come ho detto all'inizio di questo canale e come voi sapete, miro a correre in categorie un po' più competitive, come le categorie Formula. Quindi su certi veicoli e a certe velocità e in certe competizioni gli occhiali non si possono portare. Quindi sto cercando già da adesso, già con i kart rental, di abituare la mia vista a determinati ritmi e di correggere le mie azioni in relazione alle difficoltà di vista che ho e che gli occhiali correggono. Cioè cerco di acquisire un comportamento di guida che mi consenta di correggere ciò che magari io non vedo benissimo, poi diciamo non ho fortunatamente questi grandi guai a livello di vista per mia fortuna, e quindi di creare di crearmi uno stile di guida cucito su di me che mi consenta poi in altre serie di essere un minimo competitivo e di non far danni e di poter correre in tutta tranquillità. E adesso andiamo diretti all'onboard e dopodiché, dopo l'onboard, ci saranno le mie reazioni a caldo. Quindi poi vi farò vedere le mie reazioni a caldo, e poi ci vediamo per concludere il video e darvi qualche altra novità. Ma senza indugio andiamo all'onboard. Ed eccoci qui, pronti per la partenza. Come vedete già in alto, vedete quello che sarà il mio best lap al giro numero 18, best lap di 40,3, che non è il mio best lap assoluto, ma era tanto tempo che non correvo su questa pista. Parto undicesimo, la batteria B, quindi la gara è stata divisa in tre batterie, batteria A, B e C. C i 14 mi pare, che hanno fatto i tempi più lenti durante le qualifiche, seconda batteria da altri 14 con i 14 diciamo medi, batteria A, quindi categoria A, quelli i 14 più veloci. Quindi scopriamo insieme la pista del KCM, 3, 2, 1, via! Arriva e si parte! La partenza non è stata delle mie migliori, qui vengo stretto sull'esterno, tutto giù, mando tutto giù, non ho preso per niente la traiettoria ideale, ma in questo caos era impossibile. E qui c'è la prima frenata complessa, questa è la parte dove le prime volte che si scende su questa pista si fanno più giravolte. Qui ingresso pesante, dovevo passare, dovevo sfruttare appieno questo momento, ho perso qualche posizione, purtroppo non so quante perché non è indicato. Avete visto prima un ragazzo con la maglia di Valentino Rossi, tenetelo a mente. Quella era la prima staccatona, il mio solito movimento del ho fatto la cazzata, non sono riuscito a fare bene. Qui prima staccata, tizio che si gira, questo è un punto pericolosissimo. Fortunatamente riesco ad evitarlo e qui di nuovo giù tutto, questa parte è in salita, quindi allora diciamo che di motore i kart qua ci devono saper fare. Altro tizio girato, qui con i kart vecchi nella parte di partenza abbiamo un po' di difficoltà. Altro sorpasso, qui veramente complesso, mi butto tutto all'interno, ci riesco a tenere, mi metto a meno strada, qui allargo tutto, dopodiché lascio l'acceleratore, freno un po', mi butto dentro e qui giù di rettilineo. È importante uscire bene qui, uscire bene da quella curva cambia tutto, anche questa è una delle curve dove ho più difficoltà in assoluto, ma da sempre, perché bisogna essere bravi a trovare il punto di staccata. Vedete i led che segnalano che è tutto ok, quando siamo all'inizio del terzo giro. Ovviamente il primo giro 46,9 temponi. La particolarità, come vi dicevo, è una pista tecnica perché è stretta, tendenzialmente stretta e abbastanza piena di curve.
questa pista viene anche fatta al contrario, talvolta prima bussata dietro, avete visto? A botte dietro, bene. Qui arrivo, staccatona, non riesco, infatti mi passano di una bellezza, mi passano di una meraviglia. Qui stringo troppo, ho esagerato, ho perso un po' di tempo. Vi dicevo il pizzo prima con la maglia VR, nel frattempo qui bello, lui di slancio mi passa, io non mi arrendo, provo a mantenere l'esterno, ma niente. Vedete, ecco lui, pizzo con la maglia numero 46 di Valentino Rossi, tenetela a mente perché io, lui e l'altro ragazzo che ho scritto dietro sottile saremo protagonisti di un bel sorpasso, uno dei migliori sorpassi che abbia mai fatto. Sinora il staccatone ha passato nel frattempo il ragazzo, ce la faccio, mi riprende accanto ma qui mantengo tutto giù. Idealmente questa parte andrebbe presa dal centro, cioè rimane a metà carreggiata, si entra sul traguardo proprio a metà traguardo, però è un po' complicato. Questa è una serie di curve dove veramente qua bisogna saperci fare di sterzo. Questa parte di discesa, credo si noti dal video comunque che è in discesa, ci rimettiamo qui, allargo tutto, entro per prendere più velocità possibile in uscita e provo a stare tutto sull'esterno. Non è semplice, come non è semplice qui, vedete, il punto di frenata qui è con flash. Qui l'ho presa abbastanza bene. Idealmente dovrei prendere quel cordolo e poi in uscita arrivare abbastanza vicino alle barriere per poter dare tutto giù. In realtà è più complicato di quel che sembri, perché poi dipende anche dal kart che hai, nel mio caso anche la zavorra accanto, quindi è difficoltosa quella frenata. Qui sul guidato penso comunque di cavarmela abbastanza, vedere come inizio ad accorciare le distanze. Qui tutto giù come gli animali proprio, e poi qui frenata. Io inizio a frenare, da qui non si vede, vediamo se riesco a farvelo vedere al prossimo giro. Inizio a frenare dove vedo l'inizio della linea bianca dei box, perché lì c'è l'ingresso del box, quindi quello è il mio punto di riferimento. Il punto appunto che dipende dal gap, perché non sempre si arriva a quel punto con la stessa velocità e non sempre si dà la stessa frenata, purtroppo. Comunque li sto riprendendo, purtroppo dietro non ho cam, quindi non posso farvi vedere. Ecco, bravi, vi dovete ammassare, nel senso proprio dovete farvi perdere tempo, perché vedete come battagliano, quindi perdono tempo e li posso avvicinare, bravissimi. E qui frenatona, vedete qui, provo a stare lontano dai guai, ma alla fine decido di entrare. L'ho deciso all'ultimo lì perché ero indeciso, però poi visto che ne avevo sono entrato. Il ragazzo ieri nel frattempo mi ha ripreso, qui ragazzi si preannuncia una bagarre fantastica. Vedete qui serie di curve, bisogna stare attenti perché girarsi qua vuol dire perdere molto tempo, ma molto. Quindi qui preferisco alzare il piede anziché girarmi perché non ha senso. Qui arriviamo, mamma mia, già qua arriviamo in tre alla staccatona e provo a mantenere l'interno, non posso allargarmi perché ho il kart accanto, quindi evito guai, mi rivengo sulla strada un po' più al centro ma perdo tempo e qui riprovo l'ingresso, mi butto dentro, butto proprio dentro male e provo a mantenere la retta ideale, ma non so come, non so perché l'altro gatto esce più veloce. Qui provo a stare sul cordolo anche perché dall'altro lato ero chiuso, non è che potessi fare molto, e qui provo a stare lontano di qua. Nel frattempo lui non capisco da dove sia arrivato, comunque gli sto dietro, rivoglio la cazzo di posizione, non la mollo e quindi sempre giù, tutto giù, e nel frattempo mi arrivano da dietro. È stata una gara bellissima, ma qua lo passo, riesco a prendere l'interno, lo passo, lo giro verso l'esterno e qui, qua l'ho presa bene, qua l'ho presa come avrei voluto prenderla, da sempre. Vi stavo dicendo, adesso vediamo se trovo un momento in questa gara mezzo tranquillo, errore solito mio, vediamo se trovo un momento tranquillo per dirvi un po' di cose. Vedete qui entro, li ho ripresi, perché è fantastico perché ovviamente facendo bagarre davanti si rallentano, a me è tutto riguadagnato e preferisco così perché mi tengo lontano dai guai e aspetto il momento giusto per attaccare. Ancora giù vedete come i tempi si stanno abbassando perché ovviamente ho pista libera davanti, vedete i commissari alla pista, questa è un'altra cosa del KCM che mi piace tanto, i commissari alla pista intervengono tempestivamente in caso di guai.
qui rimane un tengo un po' più centrale, prendo il cordolo, esco meglio, e li ho ripresi, li ho riagganciati, ma sono ancora troppo distante, non posso attaccare qui, sarebbe stato un suicidio, quindi aspetto per prendere un po' di distanza, per non essere in mezzo al macello nella curva successiva, perché qui ogni volta succedono i guai. Mi tengo distante, alzo il piede, vedo che si stanno iniziando a prendere i due davanti, quindi li lascio battagliare e ci provano, non ci provano, spazio però qui sì, questo è il mio punto preferito, perché ogni volta che mi butto dentro ed è regolare, perché i commissari hanno le camere in giro per il circuito e danno le penalità, altra cosa che non vi ho detto, in questa pista si danno le penalità, quindi non ho avuto alcuna penalità, quindi quello che ho fatto da regolamento lo posso tranquillamente fare. E qui tutto giù. Attenzione, ho ripreso il gruppetto davanti, si fa per dire. Li ho ripresi, stanno nuovamente facendo bagarre, quindi andate ragazzi, bagarrate quanto volete. Vedete? C'è il ragazzo con la maglia 46 che ci va un po' pesante, non è un po' duro. Si è presa un po' di baffa da parte di altri piloti. Comunque, li ho presi, provo a mantenere la minimo di scia. Qui sto attentissimo come sempre, perché se no finiremmo a Reggio Calabria. Non sta attenti. Qui è stato dove ho fatto il mio primo incidente, dove mi sono fatto panduccia in pista. Niente di che, praticamente uscendo da qui con i vecchi kart, non so cosa è successo, il kart proprio in punto di uscita mi ha sbandato ed è andato a sbattere contro l'unico muretto in cemento che c'è all'interno della pista e mi feci male qui praticamente, nonostante avessi il guanto, mi si alzò un po' la pelle, nulla di che, però l'unico incidente del mio minore dove mi sono fatto un po' male è stato questo, non quello più pauroso, diciamo che ho fatto qualche incidente dove ho avuto più paura, ma poi era meno pericoloso. Andare fuori pista ragazzi, non qui, non è accaduto qui, perché qui è abbastanza impossibile, però andare per campi vi posso assicurare che fa tremare. Allora, siamo nel corso del 17° giro, questo è il 18° giro, il miglior giro, il miglior lap. Eccolo qui, termina il mio miglior giro, miglior tempo della gara 40 e 3, infatti gli ho ripreso di davanti. Non abbiamo commentato questo perché era comunque un giro che è stato sì migliore, ma adesso vedete, ecco, vedete, gli ho ripresi, sono qui davanti, ma li ho agganciati, vediamo un po', qui la prendo bene la curva e siamo al gruppetto di 3 e io quarto che arrivo. E qui staccata, sono ancora troppo distanti, però iniziano gli scontri. Allora, facciamo un breve commento di questa pista. Qui abbiamo una piccola curva a destra, però prendendola sul cordolo. Qui provo a mantenere l'esterno per poi buttarmi verso il centro e poi gradualmente andare verso il cordolo. Qui piccola serie di curve, qui inizia la parte virata, bisogna stare molto attenti, soprattutto qui queste curve sono infami, molto infami. E qui mi butto all'esterno. L'esterno provo, non mi riesce. Qui tutto giù per buttarsi verso l'esterno e poi sterzata, frenata, alzate l'acceleratore, piccolo freno e poi giù per uscire forte. Qui arriviamo alla staccatona, anche qui frenata il più tardi possibile, poi tutto verso l'interno e giù qua. Qui vedete, qui non ho ben capito, qui lo fermo un attimino perché non ho ben capito cosa sia accaduto. Rivediamolo insieme, ripartendo dalla staccata, qui esco, vedete, mi butto verso l'esterno, anzi verso l'esterno, l'interno, e lui mi chiude, io ero ragazzi, ero affiancato ruota anteriore con la sua posteriore, quindi dovevo avere spazio, qui non mi fermo, rimango sulla mia traiettoria e ci siamo combinati in quattro a battagliare. Quindi qui vorrò mantenere l'interno, tutto giù, lo stiro il kart, me la rendo conto, l'ho un po' tirata. Qui purtroppo faccio una cazzata perché sono uscito male, ho frenato nel punto più sbagliato possibile. E da qui inizia il miglior sorpasso che abbia mai fatto.
Ci troviamo in tre alla staccatona, io sono all'interno, decido di non alzare il piede, tengo giù, freno, mi butto tutto indietro sul corpo e li passo in due dopo la staccatona e tiro dritto. Non chiedetemi come abbia fatto, non lo so, so solo che in quella frazione di secondo ci siamo trovati in tre a quel curvone, non... credetemi, è stato tutto istinto, non lo so, e non ho alzato il piede, cioè, o meglio, l'ho alzato ma senza premere sul freno. Ho alzato quel tanto che bastava a far rallentare il kart, farlo sterzare e dopodiché a metà curva, proprio mentre che sterzavo, ho tirato giù l'acceleratore e li ho lasciati dietro. È stata una cosa... Quando l'ho fatto, mentre ero in pista, io stesso ho detto cosa è successo? Rivedendo l'onboard mi sono reso conto di cosa fosse accaduto e anche gli spettatori, anche chi stava guardando la gara, ma non per me, cioè non solamente per me, ma proprio perché in tre ci siamo messi lì su quella curva, una curva che è larga sì, però magari non è... No, diciamo che non è il massimo arrivarci in tre, e siamo peraltro riusciti a uscire tutti e tre senza farci male, senza far danno, senza girarci. Cioè, ne siamo usciti indenni. Fantastico. Peccato che non c'è la ripresa da bordo pista, perché sarei stato davvero curioso di vederla, perché ho il mio onboard, però mi sarebbe piaciuto vedere anche gli altri onboard, gli altri piloti coinvolti. Andiamo avanti. Qui sono un po' gasatino, però ho detto già il mio l'ho fatto, cioè con due piloti che devo superare, li ho superati, va bene così. Devo dire il più possibile, faccio un po' di carena. Vedete, io prima ho preso una traiettoria completamente diversa, cioè io quella traiettoria lì dall'interno non l'avevo mai presa prima. Certo, probabilmente anche la presenza degli altri due carte accanto a me mi hanno aiutato, perché mi hanno consentito comunque di mantenere una certa traiettoria, però non ce li ho messi io gli altri due carte accanto a me, cioè se sono messi loro potevano alzare. Io ho applicato il mantra del karting: nel dubbio rimane aperto, cioè tutto giù. Da notare comunque come in giro 22-23 identici quasi al millesimo, cioè 40-390 e 40-393, giri fotocopia, qui nuovo tutto all'esterno, e mi ha ripreso il numero con la maglia numero 46, ma non mi arrendo, mi ha fatto un bel sorpasso, devo essere onesto, bel sorpasso all'interno, non mi arrendo perché qui voglio recuperarlo. Vedete, lui dall'arco, io provo a mettere una traiettoria più stretta verso l'interno, mi riavvicina, infatti lui qui perde abbastanza, me ne rendo conto, lì io invece guadagno un bel po'. Quindi gli sto dietro, sto attento qui perché non voglio guai, ma lui va al largo, mi consente di riagganciarlo verso l'interno, non ci riesco, lo lascio un po' andare per evitare casini qui nel guidato, quindi lo lascio un po' andare, scorre, mi riavvicino qui, e qui perdo tanto, anche qui non so perché perdo un casino, curvone, qui tutto giù come se non ci fosse un domani. Qui pago la zavorra perché proprio sento il kart molto più piantato, molto di più. Qui vado in carena a vedere come si abbassa la camera, non so quanto serva, però nel dubbio lo faccio. Qui è ingresso di curva, vedete l'inquadratura si è abbassata perché sono entrato in hammer time, cioè io quando entro in hammer time proprio sto con lo sguardo sulla pista e guardo i punti di corda, mantengo lo sguardo verso i punti di corda successivi, quindi l'inquadratura si abbassa un po', questa cosa è da tenere a mente. E qui staccata, buona, ottima, l'ho ripreso, dai, 27esimo, 28esimo giro. Niente, qui volevo provare a prenderlo all'interno, non mi riesce, mi raggiunge nel frattempo anche l'altro ragazzo, e questo è il brutto di far bagarre, si perde tempo.
perde tempo tutto il gruppo e quindi quelli dietro ti raggiungono. Prima ne ho approfittato io, adesso ne approfittano gli altri. E vabbè, qui tutto giù, ancora una volta. Nel frattempo ragazzo dietro mi spinge, ci sta, mi passa e ci sta, però io lì dal cast penso, e mo questi faranno bagarre, e mo tocca a me di nuovo, e quindi andate e bagarrate quanto volete. Vabbè, divertitevi. Quello che non deve più sbagliare adesso sono io, perché se no abbiamo perso tempo tutti quanti. Quindi di nuovo tutto giù, li vedo affiancati uno all'altro, quindi dico sì, date spettacolo, spettacolo alla curva, date spettacolo alla curva, ve prego. No, non è esploso nessuno, ma attenzione, si toccano e sì! Sì, lo passo, riprendo anche lui, mi ero buttato io verso l'interno, Cioè, rivediamolo, ma ripeto, lì ci sono i commissari, quindi io ero già, nel momento prima che lui si inserisse in curva, ero già con la mia ruota anteriore nella sua posteriore, quindi capisco. Ovviamente non è che io voglio che gli altri esplodano perché passi io, però ne approfitto e guadagno qualche posizione. Il karting, questo karting e anche questo, quindi viva il caos. Vedete? Io esco bene di curva, loro si toccano per altre maniere abbastanza particolare. Io continuo sulla mia traiettoria, è lui che stringe, lui che alza la mano. Non si rende, ha fatto bene, tra parentesi, ha fatto bene ad alzare la mano, però non si è distratto, non si è reso conto che stavo arrivando io ho seguito la mia linea, cioè non è che ho fatto cose particolari. Qui continuo, a questo punto devo dare il tutto per non farmi passare più, non vedo i giri rimanenti, però presuppongo che non ce ne siano molti, infatti mi vedo affiancato e qui faccio lo stronzo perché giro il massimo possibile provando a chiudere, ma qui lui arriva molto più veloce, molto più di slancio, quindi non potevo non farlo passare perché ne aveva di più, non aveva senso fargli ostruzionismo. In realtà siamo a 4 giri dal termine, anzi a 3 giri perché questo è il 32esimo su 35. E vedrete che nel finale accadrà una cosa molto... Qui lui fa un errore, prova ad approfittarne, ma niente, mi mantiene all'interno. Io sono arrivato davvero con l'energia al limite. Ci provo fino all'ultimo. Vedo, mi sento affiancato dietro, ma non lo posso far passare. Non lo posso far passare, devo rimanere concentrato. Quindi tutto giù, a questo punto devo difendere. A questo punto non so quanti giri mancano, credo ne manchino pochi. Ma devo difendermi a pieno posto. Qui la curva la prendo bene, ma lui la prende meglio di me. Mi affianca, siamo in fase di salita, io tiro tutto giù, lo devo chiudere. Quando siamo nel corso del penultimo giro, signori, penultimo giro, 34esimo giro, ultime curve di questa gara esordienti del 30 di ottobre 2022 al Cardromo Messina, KCM Messina. Ragazzi, vi posso assicurare che lì sull'abitacolo io ero estenuato, mi bussano dietro, cioè la bella toccata dietro, ma devo resistere, non devo far cazzare, devo difendermi, non devo far cazzare, mi devo mantenere agganciato a lui, ma devo resistere. Inizia adesso in teoria l'ultimo giro, adesso capirete perché ho detto in teoria. Raga, io sono indeciso, che faccio? Attacco o non attacco, perché se attacco prendo il rischio, se non attacco però vorrei avere qualche posizione in più. Ce l'ho lì davanti, nel dubbio spingo, non ho più energia, non ce la faccio più, mi prendo il rischio ma non me ne frega niente. Provo a mantenere all'interno, più che per difendermi, per provare a superarlo non ce la faccio. Sono affiancato, porca troia, alla staccata sono affiancato. Lui la prende meglio di me, mi passa. Ma accade una cosa strana, vedete? Lui sventola la bandiera, quindi in teoria la gara è finita, però, e qui mi occorre fare una precisazione. Perché? Allora, sventola la bandiera, però non mi fermo. Cioè, nel senso che solitamente in questa pista, quando la gara termina,
c'è lo sventolarsi della bandiera e i kart abbassano la potenza. Ora, in automatico viene abbassata la potenza dei kart per far capire a chi sta correndo che la gara è finita e quindi di rientrare ai box. Ora però, che succede? Mettetevi nei miei panni, e nei panni degli altri piloti peraltro, quindi non solo io. Sono sul kart, non ho idea né dei giri che siano stati fatti, dei tempi, zero. Quindi eravamo al termine di una gara che è stata fantastica, tiratissima. Il kart, ho visto la bandiera sventolare. Il kart comunque andava ancora di potenza, quindi io pensavo, e tenete pure presente che io non avevo idea di in che posizione fossi. Cioè io non avevo idea se ero undicesimo, se eravamo ultimi, se eravamo tra i primi. Lì per lì, in quel momento, e chi corre lo sa, sono secondi, non è che ci puoi stare molto a pensare, cioè poi devi correre, sei lì sul kart, sul mezzo, quindi devi fare la tua gara. Lì per lì cosa ho pensato io? La potenza del kart non mi si è abbassata, la bandiera a scacchi non era né per me né per gli altri ragazzi, ma era per quelli dietro, quindi per i primi che arrivavano, quindi noi eravamo il gruppo di fondo. Ed effettivamente, beh, a quanto pare, era davvero così. Ora capite, per due motivi. In primis perché il kart non va giù di potenza, in secondis per la posizione. Eravamo d'altronde, io in questo momento dodicesimo, capirete dopo perché undicesimo, capirete tra pochissimo perché poi sono finito undicesimo. Io ero dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo. Quindi la bandiera a scacchi stava sventolando, ma per la testa della batteria che arrivava dietro di noi. Quindi ho continuato sulla scorta di questo pensiero e guardate un po'. E peraltro la camera non smette di registrare, pur registrando 18 giri su 35, ma i giri di gara sono 36. Cioè, i giri di gara effettivi sono 36 ed effettivamente la testa della gara ha fatto 36 giri e poi anche noi. Quindi è una roba un po' strana. Comunque, non ci siamo messi lì a capire chi fosse in che posizione, perché alla fine non ci giovava, perché la posta in gioco qui era un posto alla 24 ore di Messina, sì, ma per i primi di ogni batteria. Quindi, cioè, diciamo che non ci serviva far polemica o discussioni su un undicesimo, dodicesimo posto. Comunque, vediamo come va a finire questa gara. Vedete? Io qui continuo a spingere perché. Continuo a spingere. Spingo, 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 spingo. Per me ancora questo è l'ultimo giro di gara. Per me questo è gara e succede una cosa particolare. I box sono alla fine di questo rettilineo, di qua. Lui non entra nemmeno, quindi fa la gara come fa la prova, se stesse gareggiando, e poi si ferma. Poi si ferma, poi si ferma a bordo pista. Il commissario mi sventola la bandiera a scacchi. E qui per me la gara è finita qui, in questo momento. E io ho guadagnato una posizione letteralmente sul rettilineo finale. E qui termina l'onboard. Allora, prima di andare alle considerazioni finali, vi lascio al video delle reazioni a caldo che ho fatto subito dopo la gara. Ovviamente mi vedrete molto rasendato, molto, molto bene, ma vi lascio a quelle e niente, ci vediamo tra poco e ne parliamo un po'. Ok, sono presentabile, suppongo, questa è la parte di video senza occhiali. Allora, com'è andata? Bene, sono soddisfatto perché ho dato il massimo dal primo all'ultimo giro, questo ne sono certo, e quindi sono strasoddisfatto. Ovviamente il risultato, come avrete visto dalla gara, è stato, ho mantenuto la posizione, partito undicesimo, finito undicesimo, mamma mia che sorpassi. Adesso sto facendo questo video a caldo, quindi dopo quando lo monterò tutto, magari farò qualche commentino in più, però mamma mia, il sorpasso dove siamo arrivati in re alla staccatona, ho detto qui finisce male, ce l'ho fatta, giocando anche un po' di strategia quando vedevo i difetti
cambiare lì davanti, meglio stare lontano dalle liti. E niente, comunque sono soddisfatto, ho dato del mio meglio. Chi è arrivato davanti a me ne aveva di più di me, senza alcun dubbio, ma in piste come questa si vede l'importanza della qualifica. Cioè la qualifica è fondamentale, perché in piste come questa, non troppo veloci, partire davanti può fare davvero tanto la differenza. Non è un podio, ma è un undicesimo posto in finale B, quindi ottimo. Vale più un undicesimo posto in finale B che un primo nella finale C. Certo, non mi porto a casa la medaglia, non mi porto a casa la coppa, ma va bene così. Mi do un 6 e mezzo, dai. Perché devo migliorare in questa pista delle tecniche? Io con le piste tecniche ho molta difficoltà. Devo certamente migliorare, anzi, prima di chiudere il video, non so se il commento a freddo o a caldo sarà prima o dopo, vi invito a scrivermi qui sotto dove secondo voi posso migliorare. Sì, avevo pensato quella parte come video di chiusura, ma avete visto che quello è stato un video di cui vado molto orgoglioso, perché lì non avevo ancora in mente la struttura specifica del canale e né tantomeno dei video, però è l'inizio di tutto. Confermo veramente quello che ho detto all'interno del video, confermo anche il voto che mi sono dato. Commentate qui sotto per darmi dei consigli su come posso migliorare il mio stile di guida in questa pista, dove posso migliorare, dove posso cambiare qualcosina, dove posso andare a recuperare qualche secondo. Per il resto è tutto, questo video sarà uscito bello lungo, ma spero vi sia piaciuto. Commenti sul video, anche livello video, consigli eccetera eccetera, tutto qui sotto. E per questa stagione 2023 ho in mente qualcosa, ho in mente un po' di cose, sia a livello di contenuti per il canale, sia a livello di contenuti proprio kartistici di campionato kart. Sto prendendo in seria considerazione un'ipotesi, perché abitando in centro Italia non è che ci siano campionati kart di certi livelli nel centro Italia, purtroppo, a parte ovviamente quelli convenzionali e ACI, parlo proprio a livello di rental karting. Però porrei come prima stagione sportiva di esordio, proprio prima stagione che farei proprio a livello sportivo, quindi inizierei appunto dal rental karting, aver identificato un campionato che potrebbe consentirmi di partecipare senza spendere un patrimonio, facendo certamente un po' di strada, però insomma fare il primo passo va fatto, lo voglio fare quest'anno, quindi tenetevi pronti perché vi aggiornerò chicca dopo chicca e vi aggiornerò molto presto. Per il resto, come sempre, se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, una condivisione aiutano il canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video, e tenete aggiornati i social, perché su Instagram pubblicherò alcune cosine. Basta, ci vediamo alla prossima, ciao!